sono degli spiritelli magici che vivono dentro il nostro tamburo. Questi spiritelli sono buoni, quando noi suoniamo loro escono e vanno nel pubblico e girano e ballano e il pubblico si diverte perché è contagiato da questi spiritelli. Oggi il Camino della Musica arriva a Borgo Nuovo, che è un quartiere popolare di Palermo, perché qui sta succedendo una cosa veramente interessante. Praticamente si è creato un laboratorio di percussioni per i ragazzi di questo istituto qui. Non si tratta solamente di un laboratorio di percussioni, ma è molto di più. Funziona anche da recupero sociale per questi ragazzi che vivono in un quartiere non tanto facile, insomma, di Palermo. L'idea del laboratorio di Borgo Nuovo nasce nel 96, un laboratorio permanente per i bambini in situazione di handicap, per i bambini disabili, un laboratorio di integrazione, quindi bambini disabili insieme a bambini normodotati, e questo è stato il primo laboratorio che si è messo in piedi con 30 bambini. E da questo poi piano piano è nato questo movimento, è arrivato a coinvolgere anche 500 bambini in un intero anno scolastico. È un metodo che in realtà prende le mosse dal lavoro di Laura Bassi negli anni 30, che scrisse la ritmica integrale, basandosi sulla possibilità di eseguire delle parti ritmiche attraverso la divisione in sillabe di singoli nomi o di intere frasi in lingua italiana. Un uso della musica per poter conoscere la lingua. Borgo Nuovo è un quartiere popolare, un quartiere con poche strutture e quindi intanto è anche già marginale alla città, perché sta fuori dalla città, è una periferia, e quindi ha tutti i problemi e tutti i limiti che ha qualunque quartiere popolare di tutte le parti d'Italia, penso, che non è una favela brasiliana, ma non è neanche un quartiere facilissimo. Aspetto, diciamo, fra virgolette terapeutico, è quello del coinvolgimento dei bambini disabili, qualunque sia la loro disabilità, compresi i sordi. Noi qui a scuola, da noi, abbiamo un sacco di bambini sordi. Il tamburo è uno strumento meraviglioso per lavorare con i sordi, perché la vibrazione è proprio il massimo delle vibrazioni, non è certo quella di un flauto, no? Che è piccolissima, lì invece la vibrazione è proprio grande. E quindi si può favorire lo sviluppo di determinate capacità attraverso l'uso della musica, che poi è lo stesso che avviene con i bambini cosiddetti normodotati. Dal punto di vista invece, come dire, relazionale, sociale, eccetera eccetera, c'è i bambini che suonano in orchestra, c'è poco da fare, diventano più simpatici, più aperti, più disponibili, più
poi certo alla fine sono sempre bambini e sono spesso anche monellissimi, ma in realtà poi alla fine veramente la loro crescita è grande, è anche e soprattutto dal punto di vista della relazione, e questa cosa avviene a vari livelli, fra loro bambini, con i genitori, fra i genitori e fra bambini, genitori e insegnanti. Per me è stata un'esperienza bellissima, perché sono stata vicino a mia figlia, ho conosciuto nuovi genitori e poi ho avuto un contatto più con le maestre, con il maestro Daniele. Abbiamo visto come si prendono cura dei nostri figli, siamo andati pure a Partinico. Poi a Mirto abbiamo vinto un premio, perché pure noi ci sentiamo di averlo vinto. Le bambine. Ci abbiamo perché pure noi abbiamo messo qualcosa di nostro. Sì, ma... il tifo sembrava in uno stadio, proprio c'era. Completamente. Ora invece quando fa parte dell'orchestra, perché prima non che dialogava con i suoi compagni completamente. Da quando invece ha cominciato a praticare l'orchestra, i laboratori e via discorrendo, mi trovo molto meglio. Tanto bisogno di queste cose per non fare perdere i ragazzi per le strade, perché i bambini vedendo queste cose cercano di andare a scuola e ci vanno con entusiasmo, non è una cosa che noi li dobbiamo pressare, anzi sono loro etichettati, è iniziato il corso. Tanti anni esiste questo laboratorio, cominciamo insomma ad avere anche un certo riscontro di pubblico, no? Quindi i bambini sono richiesti e allora significa anche poter andare nei teatri a suonare, in altri paesi, conoscere altra gente, confrontarsi, alle volte addirittura suonare con dei musicisti professionisti, no? Anni fa ci capitò in un pomeriggio di un festival che si faceva a Palermo, i bambini erano stati invitati a suonare, prima di noi facevano il check un gruppo di musicisti africani che avrebbero suonato la sera. Hanno sentito i bambini e si creò nel pomeriggio questa cosa magnifica di suonare insieme sul palco con questi musicisti africani, con i djembè, e i bambini, voglio dire, la gioia era incredibile, ma la cosa bella era che anche questi musicisti africani erano pieni di gioia nel suonare con questi bambini di Palermo, cioè quindi dall'Africa a Palermo, e sali su un palco e hai lo stesso linguaggio, sia che tu venga dall'Africa e sei un musicista professionista o vieni da un quartiere di Palermo e sei un bambino di 9 anni. Esatto. E la meraviglia è questa. Sicuramente.